possano essere recuperate immediatamente. Primo incontro tra i quattro aspiranti presidenti di regione. I candidati hanno annunciato le loro proposte per il rilancio dell'economia all'incontro organizzato da Confapi a Pesaro. Non si sono sbilanciati sugli argomenti, restando sul generico senza toni accesi e attacchi politici. Tra i temi trattati dai quattro candidati alle prossime regionali sono state la semplificazione, investire sulle infrastrutture, facilitare la modalità di accesso al credito bancario e farsi promotori di un sistema integrato fra le imprese. Per quanto riguarda il futuro dell'economia marchigiana, secondo gli aspiranti governatori, non sussiste un futuro se le imprese non imparano a lavorare in sinergia attuando una forma integrata, un modello che viene proposto in futuro con la regione intesa come ente coordinatore. Mancini auspica per le Marche un mercato meno globale e più vicino alla collettività. La regione in questo può svolgere una funzione di coordinamento delle moltissime forze locali, economiche, sociali, culturali, che nelle Marche sono molto vive, spesso sono un riferimento nazionale, ma fino ad oggi sono state carenti di un'autorità politica in grado di svolgere questo coordinamento, di proporre una visione del futuro, senza la quale, quando va bene, si fanno singoli provvedimenti, ma restano isolati in una strategia complessiva di abbandono della comunità regionale. Sul tema economico, il candidato di centrosinistra sostiene che concedere crediti spetta alle banche. La regione sostiene Mangialardi deve chiedere alle banche un'assunzione di responsabilità vera e poi punta sempre più al concetto di semplificazione. Penso che l'idea di una regione che possa competere con il resto d'Europa, semplificata, con interventi che sostiene l'economia attraverso anche le grandi opere, possa rappresentare un grandissimo volano per la regione Marche. Per il candidato del Movimento 5 Stelle bisogna creare un sistema economico che favorisca le imprese attraverso una struttura semplice e organica. Creare un sistema economico che favorisca le imprese, ma non solamente pensando a dare soldi a pioggia, ma portando nelle Marche finalmente quel know-how di competenze che non abbiamo, ad esempio l'internazionalizzazione. Chiamiamo nelle Marche un pool gestito dalla regione, pagato dalla regione, che offra consulenze ai nostri imprenditori. Il candidato di centrodestra invece risponde così. Non c'è stata una logica di squadra, è un vero coinvolgimento dei territori, dell'imprenditorialità, delle imprese, e non c'è stata una sfida che, per essere affrontata in maniera forte, deve vedere tutti i protagonisti in ugual maniera. Sul tema ospedale unico, sì per Mangialardi, ospedale nuovo sì, ma non unico per Acquaroli, ospedale unico no, sanità diffusa per Mercorelli, per Mancini serve un ospedale efficiente.